Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Buona domenica, amici. Un altro appuntamento con il vostro oroscopo quotidiano curato dal nostro astrologo di riferimento, l'astrologo di riferimento di cartomanti europei. Innanzitutto www.cartomantieuropei.com per così usufruire del sito internet e vedere un po' quali informazioni vi servono. Se non potete navigare in internet, i numeri che vedete in sovraimpressione sono a vostra disposizione, ma nel frattempo iniziamo insieme ad Azus. Buongiorno, buona domenica Azus. Iniziamo insieme a lui, del resto queste sono le stelle di Azus, a parlare dell'Ariete. Sì, partiamo dal segno dell'Ariete, una di quelle domeniche in cui sarebbe meglio non circondarsi di troppe persone. Amici dell'Ariete, perché sono proprio i rapporti personali ad andare in difficoltà sotto questa luna che transita in Capricorno, in pessimo aspetto con il Sole, con Giove, con Mercurio, che transitano invece in Bilancia. Sono due settori questi. La Bilancia riguarda proprio le unioni, quindi il matrimonio, quindi le amicizie importanti, quindi i rapporti anche affettivi in generale. E invece il Capricorno, che ha a che fare con le vostre ambizioni, con il desiderio di primeggiare, con il desiderio di ottenere un successo. È chiaro che le esigenze degli altri non si sposeranno in questa giornata con quelle che sono le vostre esigenze, e da lì possono nascere dei contrasti. Da soli invece potrete fare di testa vostra, non dovrete rendere conto a nessuno delle vostre azioni e voi sarete molto più tranquilli, perché mancherà proprio il motivo di contrasto. È chiaro che se avete un partner o una famiglia, beh, dovrete cercare una via di mezzo, una via diplomatica. Andiamo al segno del Toro, bellissima luna vicino a Plutone, luna estremamente sensuale, passionale, è una luna che parla di viaggi, di spostamenti, è la domenica giusta per fare una gita, per prendersi un momento di pausa da trascorrere in compagnia con il del partner, della persona che amate, ma anche dei vostri familiari in generale. È una luna che spezza anche un pochettino la routine, la ripetitività di certi vostri gesti, di certe vostre abitudini. In alcuni casi potrebbe anche essere un fattore di malcontento, però insomma voi cercate di prendere i piccoli imprevisti, le piccole sorprese, quelle che sconvolgono un po' la routine, con positività, e vedrete che in questa domenica alla fine risulterete molto felici e soddisfatti. Andiamo al segno dei Gemelli, ancora una luna troppo analitica che vi fa perdere in pensieri strani, no? Siete lì a rimuginare su alcune cose che non funzionano nella vostra vita, siano essi rapporti sentimentali che professionali, ed è una luna che potrebbe spingervi anche a prendere delle decisioni clamorose. Meglio non agire in questo momento, ve l'abbiamo detto anche nella giornata di ieri, un momento in cui va bene analizzare quello che non vi piace, quello che non funziona, ma per le azioni forse sarebbe il caso di aspettare una luna più favorevole. È una domenica un po' così così, in cui il vostro umore non sarà dei migliori, in cui tenderete anche un pochettino a prendervela per qualsiasi cosa vi venga detta, per qualsiasi osservazione vi venga fatta, e quindi rischiate di risultare anche un po' antipatici. Andiamo al segno del Cancro. Beh, una situazione familiare che va diventando di giorno in giorno sempre più complessa, perché ci sono un sacco di temi da affrontare rispetto alla vostra casa, rispetto alla vostra famiglia, rispetto al rapporto con il vostro partner. La luna vicino a Plutone è anche un fattore di sensualità e di passionalità, ma tante volte porta a delle incomprensioni, porta a dei sospetti anche a livello di rapporto sentimentale, il che non vi fa vivere assolutamente tranquilli. Ma anche per voi si tratta di un momento passeggero. È chiaro che però alcune questioni che hanno a che fare con la famiglia e con la casa devono essere affrontate, non potete più rimandarle, costi quel che costi, può costare anche un surplus di fatica e anche di malcontento, no? Perché tante volte certe questioni possono risultare antipatiche, ma insomma non potete far finta che non esistano. Ultime ore per quanto riguarda la nostra permanenza alla Fiera del Levante, alla Mostra del Levante a Bari, in quella del Festival dell'Oriente, il festival che segue anche cartomanti europei, per compiere questo tour su e giù per lo stivale, per venire a conoscervi da vicino,
tante, bellissime le esperienze fatte fino a questo punto, Milano, Napoli, Roma e poi insomma tante altre tappe come quelle di Bari. Bari addirittura due weekend impegnativi, ecco, come quello che stiamo vivendo. Fate ancora in tempo se siete da quelle parti. cartomantieuropei.com, grande organizzazione per quanto riguarda l'arte della divinazione, astrologia compresa, se no non saremo qui a raccontarvi l'oroscopo di tutti i giorni. Il nostro astrologo di riferimento è Azus e ancora altri quattro segni, ripartendo dal segno del leone. Sì, segno del leone, c'è questa luna che transita nel segno del capricorno. Quello è un settore che ha a che fare con la vostra vita quotidiana e tutto ciò che è legato alla vostra vita quotidiana, quindi anche il lavoro, la famiglia, oppure non so, prendersi cura degli animali domestici. È simpatico, Pasquale, la distinzione, le case che hanno a che fare con gli animali domestici, sono la sesta e la dodicesima. Ma come si fa a distinguere quale cade nella dodicesima e quale nella sesta? Nella sesta ci sono quegli animali che non sono più grandi di una capra, oppure che non possono essere cavalcati. Quindi cani, gatti, galline hanno a che fare con la sesta capra. Cavalli, asini, eccetera, eccetera. Elefanti con la dodicesima. E comunque questa è una giornata in cui magari i leoni possono dedicarsi anche alla cura del proprio amico a quattro zampe, perché no? Ma è chiaro che è un po' tutta la vita che riguarda la routine, la vita familiare, ad essere caratterizzata da questa bellissima luna nel segno del Capricorno in riferimento a questi argomenti. È chiaro che voi avete bisogno anche di stimoli maggiori e qualcuno potrebbe lamentarsi un po' della ripetitività, no? Anche di certe situazioni, di certi gesti e di certe abitudini, ad esempio il pranzo domenicale con la famiglia, che insomma, magari non vi va proprio a genio. Andiamo al segno della Vergine, bellissima luna questa che transita nel segno del Capricorno, una luna che parla di amore, ma anche di fortuna. Fortuna che può essere inaspettata in qualsiasi situazione, può riguardare degli incontri, può riguardare anche situazioni della vita di tutti i giorni. È una luna che ha a che fare anche con i divertimenti, gli svaghi, e quindi cercate di organizzare una domenica un po' diversa dal solito. Cercate di divertirvi in questa giornata, ne avete bisogno. Andiamo alla Bilancia, la famiglia, la casa sono sotto la lente di ingrandimento da parte di questa luna vicina a Plutone. Possono emergere anche problemi che voi non sospettavate, che possono avere a che fare sia con la manutenzione della casa, quindi il tubo che si rompe all'ultimo momento, per intenderci, e che di domenica è difficile anche riparare, ma può avere a che fare, non so, con il rapporto con i figli, con i vostri genitori, oppure con il vostro partner. È comunque una giornata che andrebbe dedicata agli affetti più cari. Andiamo allo Scorpione, è una luna che impone invece un ritmo molto alto. In questa giornata avrete voglia di fare mille cose, dedicatevi soprattutto ai vostri hobby, alle vostre passioni, perché questa è una luna che può darvi grandi soddisfazioni sotto questo punto di vista. Scacciate anche un po' i cattivi pensieri che avete in questo momento, avete bisogno di allegria e di spensieratezza. Voi Scorpioni avete bisogno di sorridere. Amici, Cartomanti Europei, grande organizzazione dedicata, come abbiamo detto più volte, all'arte della divinazione in genere, in particolare però alla cartomanzia telefonica. Un'organizzazione che si compone di uno staff sempre molto attento, che opera nel pieno rispetto dell'onestà intellettuale e dell'etica professionale. Non per niente Cartomanti Europei nel settore è leader, è tra le più grandi organizzazioni presenti in Italia, tra le più importanti, tra le più seguite, e credo sia questo il dato che dovrebbe instaurare in voi insomma più fiducia. Tra le più seguite in Italia e non solo in Italia, anche nel centro Europa. Vedete in sovraimpressione i numeri telefonici ai quali potete rivolgervi, magari anche per fare così una prova. Ci sono varie opportunità, varie formule per provare gratuitamente che cos'è un consulto cartomantico, così per la prima volta. Se volete fare invece tutto da soli, il sito internet www.cartomantieuropei.com. Gli ultimi quattro segni per oggi. Sì, ripartiamo dal segno del Sagittario, una giornata tutto sommato tranquilla.
amici sagittari, in cui potete godervi anche un po' il tran tran tipico della domenica, in cui magari siete liberi da impegni lavorativi, da impegni professionali e potete dedicarvi ai vostri hobby. Se avete il pollice verde, e quindi se amate il giardinaggio, se avete un orto da coltivare, questa è una giornata veramente ideale. Poi c'è una luna che è ideale proprio per la semina, ok? Quindi potreste, se avete, ripeto, questa passione, approfittarne. Ma è una luna che parla anche di rapporti molto intensi, è una di quelle domeniche in cui vorrete regalarvi anche qualche piccolo strappo alla regola da un punto di vista alimentare. Andiamo al segno del Capricorno, scusate, c'è una luna che transita proprio lì in casa vostra, vicino a Plutone, grandi passioni sotto questa luna, è una luna che però si scontra con i pianeti in bilancia, ci possono essere delle passioni anche incontrollabili, che possono avere a che fare sia con la sfera sentimentale, ma anche con altri aspetti della nostra vita, non so, il calcio, no? Ad esempio il tifo, oppure l'accanimento quando si fa la partitella a calcio con gli amici. Insomma, vi dimostrerete particolarmente attenti poi al risultato finale, d'accordo? Per quanto riguarda invece il rapporto di coppia, questa è una luna che può regalare dei momenti molto intensi e delle emozioni uniche. Andiamo al segno dell'acquario, ancora una volta pensierosi, un po', come dire, scorbutici anche in questo giorno in cui è difficile che le cose vi stiano bene quando vi saranno proposte anche dal partner, e in effetti è una luna che va ad agire proprio sui rapporti sentimentali che non vi appagano, non vi soddisfano fino in fondo, e sarà evidente sotto questa luna, perché siete pronti a lamentarvi, siete pronti anche a criticare la persona che vive al vostro fianco. Insomma, una giornata un po' movimentata sotto questo punto di vista, però è chiaro che nei prossimi giorni, quando poi la luna entrerà nel vostro segno, perché è pronta ad entrare nel vostro segno, tutto tenderà a livellarsi e quindi anche i problemi che avrete sollevato in questa giornata magari potrebbero rivelarsi di poco conto. Chiudiamo con il segno dei pesci, molto bella, è una luna che parla di amicizie, quindi di una domenica da trascorrere in compagnia di altre persone, non chiudetevi in casa, non isolatevi, avete bisogno di stare in mezzo alla gente, avete bisogno di comunicare, avete bisogno di vivere anche un rapporto sentimentale ma all'aria aperta, mi raccomando, perché questa Venere nel segno dello Scorpione vi fa apprezzare anche proprio il rapporto con la natura, e fate un po' di attività fisica, approfittate di questa domenica e del tempo libero, avete bisogno di rimettervi in sesto anche da un punto di vista proprio fisico. Amici, se siete a Bari o zone limitrofe, raggiungeteci ancora nelle prossime ore alla Mostra del Levante. All'interno del Festival dell'Oriente c'è anche lo stand di cartomanti europei. È tutto, buona domenica, noi ci ritroviamo domani per ricominciare la settimana insieme.